credo che tutti facciamo figure di come quelli che non utilizzano il codice supporto creatore OTPFI nello shop. Ma a parte questo, nel video di oggi andremo a parlare delle figure di più grandi che uno possa fare. Anzi, io sicuramente ne ho fatte tante nella mia vita, ma una in particolare, quella che mi ricordo di più e che voglio assolutamente raccontarvi. Ma prima di partire col video, mi raccomando, arriviamo a 5000 mi piace per questo video e soprattutto fermate adesso il video e andate nei commenti a scrivermi una bella figura di che avete fatto voi. Ok? Voglio proprio leggerle e vedere le più interessanti e strane. Vi metterò un cuore assolutamente. Era la quinta superiore, stavo per compiere gli anni, io li compio il 3 marzo. E chiaramente, come si fa di solito, si organizza il gruppo per la festa. Quindi giustamente c'è un gruppo con tutte le persone dentro su WhatsApp che devono venire a questa festa. Ok, perfetto, allora eravamo a lezione, laboratorio di informatica. Io chiaramente seduto in fondo, dove non si poteva essere visti in nessun modo. Cioè proprio i posti in fondo erano quelli più nascosti. Diciamo che tu eri qua, la prova era stra in fondo, non ti vedeva mai. Potevi fare quello che volevi e gran parte delle volte passavo il mio tempo a stare al telefono a chattare, eccetera eccetera. Fatto sta che mi arriva un messaggio in chat privata: oh, urgente, ascolta, ascolta, ascolta. Come se non bastasse, di informatica purtroppo io avevo la prof più severa d'istituto. Cioè, ma proprio la più severa delle più severe. Cioè, avete presente quel genere di prof che appena passa sapete che dovete fare i bravi, altrimenti vi mette una nota? Cioè, di quelle proprio che tipo voi dovete studiare delle pagine per la verifica e vi dice: no, questo non ci sarà in verifica, e alla fine ve lo mette. Oppure che vi dice: sì sì, la verifica sarà su questo, 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 e alla fine va la verifica su tutt'altro. Ecco, quel genere di prof lì, quello che proprio ti fa venire la cacchina nei pantaloni appena non fai il bravo. Se non fai i compiti con lei, sai che è finita, la tua vita è finita. A una certa, mentre ero tranquillamente al telefono, perché tanto questa prof non gliene fregava niente se stavi al telefono. Cioè, non dico che non se ne accorgesse, magari se ne accorgeva, però il fatto era, nella sua testa funzionava così: tanto se non sta attento prenderà 3, quindi che cavolo me ne frega che stia pure al telefono. Detto ciò, io ero tranquillamente al telefono, tanto avrei preso 3 lo stesso, quando mi arriva un messaggio di un mio amico con scritto: oh, ascolta, urgente. Io dico: boh, ma che boh, che sarà mai? Non avevo le cuffie quel giorno, quindi non potevo in nessun modo mettermi le cuffie per ascoltare l'audio. Allora cosa ho fatto? L'errore più grande nella mia vita. L'errore più grande nella mia vita? Ho ascoltato l'audio. Ho ascoltato l'audio. Che iniziava con la voce piano piano. No, anzi, facciamo così. Ve lo metto direttamente nel video. Ve lo metto direttamente nel video. È questo audio qua. Raga, panico, panico. Ma sapete cosa significa panico? Significa proprio panico. In quel momento tutto il mio corpo si è immobilizzato. Non potevo fare niente. Ero fermissimo, ero così, ero con la testa bassa, sperando che nessuno si fosse accorto di me. Mi guardo in giro un attimo, tutta la classe rivolta verso di me. Io con... fermissimo ancora, veramente non riuscivo a muovermi. Tutti rivolti verso di me. Mi sono... cioè, raga, non sapevo che fare. Mi giro verso il mio compagno a sinistra. Erano Romano e Ghesi. Ghesi mi guarda, tipo della serie: l'hai combinata grossa stavolta. Io, Dio, sapevo che per me era finita. Sapevo che per me era finita. Lo sapevo. E mentre mi accingo ad accendere tutte le cose che dovevo accendere per lavorare in laboratorio, perché se fosse arrivato il prof sarei morto completamente in quella giornata, tutta la classe scoppia a ridere. E alla fine, tra una risata e l'altra, la cosa passa inosservata. La prof non dice niente. Io ancora terrorizzato non avevo il coraggio di guardarla negli occhi, anche perché per fortuna non la vedevo, nel senso, dal mio PC io non vedevo la prof se non mi spostavo in un certo modo. Raga, io vi giuro, non mi sono mai cagato tanto sotto in vita mia. Mai. Poi, tra una cosa e l'altra, chiedo ai miei compagni: ma scusa un attimo, ma che cosa ha detto la prof? Cosa ha fatto? E loro fanno: si è messa a ridere.
Si è messa a ridere. Realtà è questa, io mi terrorizzo e lei si mette a ridere. Vabbè, vabbè. I giorni successivi ho dovuto stare attento perché sapevo che poteva interrogarmi da un momento all'altro. Ho detto, questa vuole fregarmi, sarà meglio studiare. Io vi giuro, questa è stata la figura più grande che abbia mai fatto, almeno di quelle che mi ricordo. Raga, se siete arrivati fino a questo punto del video, mi raccomando, che figura di nei commenti e soprattutto lasciate un mi piace. E vi ricordo di scrivermi la vostra figura di più grande che vi venga in mente, perché voterò nei commenti la più interessante, la metterò in cima.